arrivato il vicepresidente del settimo municipio, a cui do subito il microfono e poi chiedo insomma di aiutarmi a mangiare dopo. Prima di mangiare vorremmo dare gli attestati di partecipazione a tutti quanti i commercianti presenti. Insomma. Grazie. Mauro Ferrari. Buonasera a tutti, innanzitutto scusate il ritardo, ma siamo sotto campagna elettorale, quindi gli impegni sono tanti, non si poteva mancare però a questo impegno che Vincenzo con il figlio hanno in qualche modo messo su, un impegno importante, quindi se non l'avete fatto, ma non credo, un applauso a Vincenzo perché un libro del genere merita veramente Si parla di commercio logicamente, lo diceva Vincenzo, quanto siete importanti come negozi di vicinato poi sul territorio. Siete importanti innanzitutto perché in un momento di crisi siete gli unici che forse non licenziano nessuno, che riuscite a rimanere in qualche modo a galla, come si dice qui da noi, e che cercate in qualche modo di sopperire quelle che sono le mancanze un po' di noi amministratori, non di noi amministratori locali perché abbiamo ben poche possibilità. Ma io parlo sempre di chi ci governa un po' dall'alto. Cominciamo con i lavori che abbiamo nel nostro quartiere, no? Tra i pupe che ci sono, la metropolitana e tutte opere che sono più di qualche anno che sono in piedi, che hanno portato del disagio al commercio, si era in qualche modo inventato una buona cosa, che era quella di in qualche modo di aiutare i commercianti che avrebbero in qualche modo avuto il disagio commerciale con i cantieri superiore ai 365 giorni, di avere in qualche modo un rimborso che avrebbe in qualche modo consentito, anche se poco, in qualche modo di respirare, proprio per chiedervi scusa del disagio che avevamo in qualche modo creato. E questa era la vecchia delibera 56 del consigliere Giulioli, che avrebbero dovuto in qualche modo metterci i fondi, sia gli amministratori del centro-sinistra che del centro-destra, in qualche modo, per aiutare voi a darvi una mano, a rimanere aperti, perché giustamente se chiudono tutti i negozi di vicinato, se chiudono tutte le botteghe, tutti gli artigiani, succede che diventa una periferia già povera e per di più meno sicura, perché con le vostre insegne, con la vostra apertura della seranda alla mattina, date in qualche modo aiuto a chiunque ha bisogno di acquistare qualcosa. Quindi i centri commerciali si vanno bene, io l'avrei fatto tutti quanti fuori raccordo anulare, mai all'interno del raccordo. Questo è per dirvi come noi amministratori locali teniamo in considerazione voi. Mi piacerebbe parlare della battaglia che abbiamo fatto sull'abusivismo commerciale. Io spesso ricevo telefonate da voi in quanto c'è magari l'abusivo che sta lì fuori con la bozza, con le cinte e tutte quante. Poi allo stesso tempo vi arrabbiate, se i vigili vengono e fanno anche la multa ai macchine che stanno in doppia fila e quindi dite ah no, ma noi avevamo chiamato per, logicamente il vigile non è che può in qualche modo sanzionare chi vende abusivamente oggetti e non guardare poi chi sta con la macchina in doppia fila, magari perché sta acquistando all'interno dei vostri negozi, e quindi voi vi arrabbiate, se il vigile fischietta il cliente esce. Quindi, come vedete, non è facile in qualche modo conciliare il quartiere. Spero di averlo fatto bene, di continuare a farlo prossimamente, insomma, se riterete che sia giusto che io rivenga eletto. Detto questo, una cosa buona che aveva fatto Davide Bordoni, che era assessore al commercio del Comune di Roma, era il piano regolatore del commercio, cioè in qualche modo vedere dove sono cresciuti i centri commerciali all'interno di Roma e quindi in qualche modo regolamentare le nuove costruzioni dei centri commerciali. Soltanto che fece notare all'assessore che è buona cosa giusta quella che lui stava facendo, che però doveva anche considerare le arterie che in qualche modo attraversano la nostra città, il nostro quartiere. Perché? Perché dico che per andare a Roma Est, al centro commerciale di Roma Est, la fila parte da casa nostra, parte dalla via Volatina, parte dalla via Prenestina, parte dall'autostrada A24, dal Tronchetto. Quindi non è che possiamo semplicemente dire mettiamo un nuovo centro commerciale in ottavo municipio senza poi considerare che il traffico che viene dal centro, che viene da altri quartieri limitrofi, in qualche modo intasa poi i nostri quartieri. Quindi avevamo chiesto, e l'abbiamo anche ottenuto anche grazie al Presidente della Commissione Commercio, lo stop
di questi nuovi centri commerciali, cioè di rivederli in un'altra prospettiva, perché attualmente sono, diciamo, un danno non poco rilevante per le nostre arterie. E questo è un pallino che c'ho, che lo sto portando in campagna elettorale. Io prevedo dalla nostra metro C, quando entrerà in funzione a pieno regime, io ho sempre detto che mi piacerebbe vedere uscire dalle nostre metropolitane i turisti, di qualsiasi nazionalità essi siano. Perché? Perché mi dici sì? No, è una battaglia che ne parliamo spesso, e che quindi vedere uscire dei turisti dalla metropolitana, perché dico che il turismo in qualche modo porta benessere e ricchezza al quartiere. Noi di turismo è in qualche modo di siti archeologici da rivalorizzare, ne abbiamo tanti. Io parlo dell'acquedotto Alessandrino, parlo delle ville romane che abbiamo al Parco di Centocelle, potrei parlare del Forte Prenestino, della Villa dei Gordiani, cioè ormai col quinto municipio ci siamo anche allargati. I nostri monumenti non sono meno importanti di quelli del centro. Va bene che sia il Colosseo come il San Pietro, però se poi io riesco, e ce la sto mettendo tutta, ad inserire il nostro quartiere, il nostro nuovo quinto municipio, nei siti turistici del Comune di Roma, cioè che il nostro sia un territorio da, in qualche modo, da esplorare, e quindi vedere i turisti che vengono da noi a comprare, a portare benessere, perché poi il turismo porta benessere, quindi una crescita generale per il quartiere, ben venga, perché sono convinto che porti anche occupazione, perché logicamente se funziona il turismo, se funziona che la gente viene a vedere i nostri siti archeologici, funziona tutto, quindi è una ricchezza per il nostro territorio. Vi ringrazio, vi chiedo ancora scusa per il ritardo. Grazie ancora a Luciano per l'ottimo lavoro fatto. Grazie a tutti. Rimanga qua che mi aiuta.